siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite dall'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con... Ci sono dei giorni nella vita di una persona che restano impressi nella memoria, in cui ci si ricorda perfettamente dove si era, con chi e come si è appresa una notizia. Tutti gli italiani saprebbero dire come seppero della bomba alla stazione di Bologna o con chi erano quando l'Italia vinse i mondiali del 1982. Tutti gli italiani ricordano perfettamente il pomeriggio della strage di Capaci. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dire... Quel giorno, il 23 maggio 1992, ognuno di noi ha pensato si fosse toccato il culmine della crudeltà e della ferocia della mafia contro lo Stato italiano. Che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, li possiamo dire i nomi. Uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. 2 giorni dopo, ai funerali del giudice, della moglie e degli agenti di scorta, Palermo si è fermata e con lei l'Italia intera, commuovendosi di fronte alle parole di Rosaria Schifani, vedova dell'agente Vito Schifani. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Ma non era ancora tutto e nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe successo. Raccogliendo financo tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Il 19 luglio 1992 l'asticella dell'orrore segnò un nuovo primato e a morire fu Paolo Borsellino con 5 agenti di scorta. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché... Non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Le stragi del 1992 sono l'apice dell'intimidazione delle mafie allo Stato. Un confronto spesso impari, una battaglia costata a centinaia di vite umane tra magistrati, politici, giornalisti, forze dell'ordine. E anche tanti cittadini comuni, persone normali, civili, come in una guerra. Forse molti ragazzi hanno scoperto quel giorno il significato della parola mafia, sentendone sulla pelle l'angoscia e la rabbia. Per la storia repubblicana, la lotta alla mafia è stata una rincorsa costante della legalità, una sfida combattuta da eroi silenziosi sull'onda di una continua emergenza. Un cammino non ancora compiuto, lungo 70 anni, che si può raccontare soltanto riavvolgendo all'indietro il nastro della storia. Cari amici, buonasera a tutti. Non avremmo mai immaginato di trascorrere la sera del 23 maggio del 2020 a casa nostra, davanti al monitor di un computer o allo schermo di un cellulare, per celebrare questa giornata che ogni anno da 28 anni a questa parte
noi di Città Insieme, insieme a tantissime altre persone, ci ha visti in Piazza Verga, sulla scalinata del Palazzo di Giustizia, insieme, per incoraggiarci a vicenda, per stimolarci a non perdere la speranza, per dirci reciprocamente che nonostante tutte le delusioni è necessario non perdere il vizio della memoria, il nostro orgoglio di siciliani, per dimostrare che la nostra terra non produce solo mafia e criminalità, ma qualcosa di diverso, qualcosa di meglio, qualcosa di più. E perché no? Il silenzio delle piazze quest'anno è una buona occasione per fermarci, per guardarci attorno, per scoprire i mafiosi che si travestono da antimafiosi, i difensori della legalità che estorcono tangenti con percentuali superiori alla stessa mafia, per guardarci attorno, per riconquistare il nostro orgoglio di siciliani, la nostra dignità, la nostra cultura, che è stata offesa in questi giorni e purtroppo è stata offesa da uno che è un siciliano come noi. Un carico dato solo per calcoli politici dal presidente della regione al rappresentante di un partito che ci ha sempre trattati come pezzi da piedi, l'incarico di promuovere la nostra cultura, che è il nostro migliore modo di essere, il nostro presente, il nostro passato, il nostro futuro, questo incarico dato a un leghista ci riempie di sgomento. Noi vorremmo che da questa piattaforma virtuale, fatta però da persone concrete, partisse oggi una protesta educata, ma ferma, una protesta dritta contro questa decisione. E un passo indietro farebbe onore a un presidente della regione che credo sia orgoglioso come me e come voi di essere siciliano e che ha promesso a se stesso e a tutti i siciliani di far diventare bellissima questa terra. Diventerà bellissima, ma non ce n'è bisogno. Lo è già, caro presidente, bellissima questa Sicilia. Piuttosto che promettere di farla diventare bellissima, occorre difendere la sua bellezza, mantenerla, non incrinarla, perché ahimè già tante altre malattie, tanti altri virus tentano di attaccarla, di logorarla, di distruggerla, di annientarla. E soprattutto stia attento alle nomine, presidente. Ai primi di marzo ha nominato commissario anti-Covid Antonio Candela, sotto scorta per il suo impegno contro la corruzione. Presidente, è stato arrestato per corruzione, è stato arrestato per tangenti. Ma le sembra una cosa normale? Però non si preoccupi, Musumeci. Siamo solo, come lei ha detto in una infelice intervista, siamo solo un gruppo di poveretti con problemi personali. Vogliamo solo sperare che lei se ne accorga alla prossima tornata elettorale che questi poveretti non sono né pochi né poveretti. E pur avendo come tutti tanti problemi personali, fanno propri i problemi di tutti. Purtroppo però la mentalità diffusa, la mentalità mafiosa, il malgoverno, lo spreco di denaro pubblico, la corruzione continuano ad inquinare dall'alto e dal basso tutte le sfere della nostra società e della nostra terra. Non solo l'imprenditoria spesso collusa con la mafia, la burocrazia lenta e inefficace, non solo la politica affaristica e malata, non solo il potere esecutivo spesso al servizio di interessi criminali, ma la stessa magistratura, il nostro cane di guardia contro ogni forma di criminalità. Quella magistratura in cui noi dobbiamo aver fiducia, sembra al suo interno e nelle sue decisioni essere regolata non dagli interessi di quel popolo in nome del quale giudica e decide, ma in nome di interessi in cui
il carrierismo, la politicizzazione, il disprezzo della legge sembrano essere una norma di comportamento. E tutto ciò in barba di quella giustizia per la quale Falcone e Borsellino, insieme a tantissimi altri, non hanno avuto esitazione a dare la loro vita. Siamo un po' disorientati dalle ultime vicende che riguardano nel merito e nel metodo la scarcerazione. Scarcerazione di tanti carcerati che dovevano scontare la pena. Certo, è sacra la dignità di ogni uomo. Anche se quest'uomo è un carcerato, un ergastolano, uno che ha sciolto un bambino in una pozza di acido. Però resta sempre un uomo da cambiare, un uomo che può cambiare, un uomo che può capire il male che ha fatto. E in questo caso la società, tutti noi, dobbiamo essere pronti a dargli una mano se abbiamo la minima speranza che possa tornare sui suoi passi. E siamo anche convinti che purtroppo il carcere in Italia, e forse dovunque, non sia il rimedio migliore per recuperare, per reinserire nella società chi ha sbagliato. Ma cosa dobbiamo pensare del ritorno a casa loro di un buon numero di mafiosi che riprenderanno certamente le fila dei loro disegni criminali? Vorremmo capirci qualcosa, come vorremmo capire con quale faccia un presidente della regione affida i nostri beni culturali a qualcuno che fino a quel tempo fa ci ha disprezzati. Così vorremmo noi cittadini, noi popolo, in nome del quale popolo si amministra la giustizia, sapere come funzionano le nostre istituzioni, come funziona la magistratura, come funziona il Ministero di Grazia e Giustizia, come agiscono i magistrati, perché si combattono fra di loro, a quali interessi obbediscono a volte nel prendere le loro decisioni. Ed è per questo che stasera, in diretta via social, nella giornata del 23 maggio, in cui ricordiamo tanti magistrati, e tante uomini e tante donne, le forze dell'ordine che hanno dato la loro vita per la loro terra, vogliamo intervistare, abbiamo intervistato due persone competenti che ci dicano la loro opinione su come stanno le cose. Il dottor Sebastiano Ardita e il professore di diritto Salvo Alè. Perché noi non vogliamo perdere la fiducia nelle istituzioni. Perché noi non vogliamo perdere il vizio della memoria, perché noi non siamo delle persone disturbate, come dice il presidente della regione, ma perché vogliamo disturbare, vogliamo far capire a chi ci governa, a chi ci amministra, a chi ci giudica, che è da noi, dal popolo, che viene dato loro il dovere di governarci, di amministrarci e di giudicare. E allora abbiamo chiesto al dottore Ardita per quali motivi le autorità preposte alla decisione di mandare ai domiciliari i mafiosi in carcere per il 41 bis, per quali motivi sono l'uno contro l'altro? Cosa ha impedito loro di agire di conserva insieme e di mettersi d'accordo? Qual è, Ardita, gli abbiamo chiesto, la tua posizione in merito alla scarcerazione dei mafiosi? E abbiamo chiesto al carissimo professore Salvo Leo qual è il rapporto tra la dignità del detenuto e la pericolosità sociale, in quali casi un valore è sacrificabile a beneficio dell'altro, per quali motivi le autorità preposte alle decisioni di mandare ai domiciliari i mafiosi in carcere per il 41 bis sono l'uno contro l'altro, cosa ha impedito loro di agire di conserva e metterci d'accordo. Vi ascolteremo con enorme attenzione, dando loro la parola all'inizio di questa serata, per concludere poi facendo una passeggiata in Piazza Verga stasera alle 20. Passeremo davanti al Palazzo di Giustizia, ci saluteremo da lontano con la mascherina sul volto e dandoci l'appuntamento, speriamo, perfettamente all'aperto,
per il 23 maggio del 2021. Ascoltiamo insieme quello che ci dirà. Si muore generalmente perché si è sodi o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Giovanni Falcone. Abituati in questi anni a vedere le commemorazioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino piene di personaggi che hanno commemorato le nostre vittime e però hanno poi fatto su questa terra esattamente l'opposto di ciò che loro avrebbero fatto, cioè hanno ostacolato il lavoro di quanti ne hanno portato avanti le idee o addirittura hanno fatto la guerra a coloro i quali hanno pensato di operare come Falcone e Borsellino. Un'altra cosa assurda che si ascolta spesso nelle commemorazioni è un ricordo del tutto distante dalla realtà di quel che furono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si dice in alcuni casi erano manisei che operavano in silenzio, operavano nel silenzio delle loro stanze e mai si esponevano in pubblico. È un dato palesemente falso. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono uomini che operarono in un contesto pubblico importante, che si esponevano, che avevano il coraggio di dire quello che andava detto anche quando questo avrebbe comportato dei problemi e ne ebbero tanti di problemi e poi soprattutto morirono per questo, per essere personaggi pubblici, per avere il coraggio di dire la verità, il coraggio di dire la verità oltre che di svolgere fino in fondo il loro lavoro. Ma quest'anno la commemorazione di Giovanni Falcone sarà ricca anche di altri contenuti. Non possiamo ignorare quello che è accaduto nelle carceri e cioè l'uscita di circa 400-500 imputati e condannati per reati di mafia, un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica. Eppure chi ha responsabilità di questa vicenda, amministrative o politiche, non possiamo certo dire che sia mancato nell'impegno antimafia, nell'impegno anticorruzione, nell'impegno anti molte altre cose. Però la questione delle carceri è una questione un po' complessa, che ci riporta un po' anche al significato di questo impegno anti e rimette un po' il treno sul suo binario originario. Perché? Cos'è accaduto in realtà nelle carceri italiane? Perché sono usciti 400-500 mafiosi? Perché questo disastro? Perché questo ricorrere alla categoria dell'antimafia che è mancata, alla volontà di rimettere uomini antimafia al DAP per svolgere queste attività? Vedremo che tutto questo ci riporta un po' al senso del nostro impegno. Le carceri sono crollate perché da molti anni esiste una certa importante, rilevante disattenzione per i detenuti, per la loro condizione civile, per la vita all'interno delle carceri, che si è tradotta, grosso modo, nell'aumentare l'ora di ricreazione dentro la realtà della rieducazione che somiglia molto a una scuola, e nel far venire meno le ore di insegnamento. Quindi diciamo che i professori sono usciti dall'aula e hanno lasciato i ragazzi da soli a fare quello che volevano, ad autogestire la classe, ne è conseguito una incredibile quantità di fatti di violenza all'interno, un decadimento della qualità della vita in carcere, ma soprattutto la mancanza di speranza per i detenuti che avevano una voglia di ricostruirsi una vita, perché le carceri riproducono, amplificandole, le differenze dei quartieri socialmente degradati. E sono proprio esattamente questa realtà. Cioè le carceri, abbandonate a se stesse, abbandonate all'autogestione, hanno portato alla perdita di speranza da parte di coloro i quali non avevano proprio nulla da sperare. Cosa è successo nel concreto? È successo che l'8 e il 9 marzo, quando si diffondevano le notizie del pericolo di coronavirus, a un certo punto, dentro queste realtà in cui nessuno aveva avuto la possibilità di capire cosa stesse accadendo, hanno avuto paura i detenuti. Hanno avuto paura perché pensavano che improvvisamente, con l'ordine arrivato dall'alto, che i colloqui con i parenti erano stati bloccati, evidentemente si stava verificando una catastrofe e loro potevano perdere la vita. In effetti, quello che è mancato è proprio l'elemento di base, cioè, siccome la realtà era l'opposto, era esattamente l'opposto, cioè si è scoperto dai dati statistici successivamente analizzati che in carcere non c'era questo pericolo,
Da cosa nasceva tutto questo? Il fatto che nella realtà dell'abbandono delle carceri, mentre ci siamo preoccupati di sapere che incidenza c'era sul territorio, diciamo, delle persone libere, di tutti noi, e nessuno si è preoccupato di studiare un piano, di verificare quanta incidenza questo Covid avesse nelle carceri, di scoprire che non c'era questo pericolo, di comunque fare un piano per dare la sicurezza a queste persone che sono detenute, ovviamente del fatto che non sarebbe stato di impatto questo fenomeno. Non è stato fatto nulla di tutto questo, non c'è stata nessuna comunicazione, si è sparso il panico nelle carceri, un panico immotivato. Cos'è successo? Che la criminalità organizzata, la mafia, ha strumentalizzato questa paura del tutto immotivata, si è approfittata del fatto che lo Stato non ha comunicato ai detenuti che ci avrebbe pensato lui a garantire la sicurezza nelle carceri, impedire che il Covid potesse impattare. Sono nate le rivolte. Quelli delle terze brande, cioè le persone che sono sottoposte anche loro malgrado alla gerarchia criminale che c'è nel carcere, sono state strumentalizzate e mandate avanti per poter fare le rivolte. Nelle rivolte sono morti 14 detenuti, un'ecatombe. 14 persone affidate alle cure dello Stato, per lo più tossicodipendenti, sono morti perché hanno assunto sostanze o chissà in quali altre circostanze. Ma soprattutto l'idea che c'era era che stesse crollando tutto, che stesse propagandosi la rivolta, ma in realtà era una rivolta che nasceva da una cattiva attenzione al mondo del carcere all'interno, da una cattiva attenzione al welfare, da una cattiva attenzione, una mancanza di attenzione alle persone che ha prodotto poi il disagio che la mafia ha strumentalizzato. E da lì la risposta dello Stato qual è stata? Non un intervento sociale interno che ristabilisse servizi, integrazione, disciplina all'interno delle carceri, perché non si può non reagire al fatto che vengono messe a ferro e fuoco le carceri italiane, i luoghi in cui l'esecuzione della pena deve essere garantita, ma un provvedimento che consentiva anche a personaggi pericolosi, anche se non mafiosi, però pericolosi, quindi quelli che non erano stati liberati, a cui era stata negata in passato la liberazione anticipata, di poter ottenere questo beneficio per l'ultimo tratto della pena. Ne è conseguito che sono uscite circa 8.000 persone, ma c'è stato una seconda conseguenza. Il Dipartimento Penitenziario ha mandato una circolare con la quale invitava gli istituti a segnalare coloro i quali, avendo un pericolo di vita connesso alla condizione di salute, una condizione di salute precaria, potessero, in base alle patologie, se contratto il Covid, avere un problema ancora più serio e rischiare la vita. E quindi questa operazione si è fondata per la seconda volta su un dato sbagliato, cioè il fatto che il Covid in carcere si diffondesse più di quanto non si diffondesse all'esterno, senza che si facesse nulla per la salute dei detenuti. Secondo input, e qui crolla il sistema, perché chiaramente questo dato finisce per alimentare i provvedimenti con i quali, in diversi procedimenti, la sorveglianza, gli organi cautelari stabiliscono, si preoccupano del fatto che ci possa essere questo Covid in carcere. Lo Stato non fa nulla per i detenuti, ma al tempo stesso questo non far nulla giova alla mafia, perché la mafia prende come presupposto un falso presupposto e ottiene che 500 persone escano dal carcere. Un disastro, ma un disastro la cui riconduzione finale è quella della mancanza di welfare, di attenzione agli ultimi. Sono anni che nelle carceri italiane non c'è disciplina. Aumentano i reati, aumentano gli atti di violenza, aumentano in modo geometrico ed esponenziale gli atti di aggressione della polizia penitenziaria. E di tutto questo nessuno si cura. Si pensa a essere anti-mafia, anti-corruzione, anti-illegalità, ma noi non sappiamo più da che parte stiamo, non sappiamo più che cosa siamo, che cosa vogliamo. Questo è il punto fondamentale, questa è la crisi fondamentale di cui oggi parliamo, occupandoci della tematica antimafia, perché il crollo del welfare nelle carceri è la dimensione esatta di come non serva essere contro qualcosa se non si sa per che cosa noi vogliamo batterci, che cosa noi vogliamo, qual è il nostro ideale, se vogliamo solidarietà, se vogliamo più rapporti sociali, se vogliamo cura delle persone che hanno difficoltà. Ecco, questo bubbone scoppiato nelle carceri ci restituisce lo stesso problema nel mondo della società civile, perché noi cosa facciamo in realtà? Alimentiamo un meccanismo di conflitto verso che cosa? Qual è il nostro modello? Ce lo siamo mai chiesto? Le carceri ci hanno dato la risposta. Se noi non interveniamo per guarire le malattie sociali, la mafia prenderà quelli delle ultime brande, prenderà quelli degli ultimi quartieri a rischio all'esterno, li utilizzerà contro di noi, con la piccola differenza che in questi anni abbiamo agito un po' tutti col petto gonfio, con la sicurezza, che abbiamo vinto la lotta alla mafia, non abbiamo vinto in realtà nulla, perché abbiamo spiegato più volte a tutti, a molti
che la mafia si è rifatta una sua verginità, ha una sua potenza economica importante, sta infiltrando le istituzioni, sta inquinando il dibattito pubblico anche sulla giustizia, perché si parla di garantismo in modo molte volte strumentale, mentre dobbiamo essere garantisti con gli ultimi, dobbiamo essere garantisti con chi non ha commesso qualcosa, con chi ha vissuto senza avere nulla nella vita e viene reclutato, ma non possiamo essere con chi dà luogo a queste realtà, con coloro i quali, per l'appunto, magari, diciamo, con responsabilità pubblica hanno alimentato questi meccanismi. Questa è la storia. Queste sono le carceri, questa è la nostra società, questo è il nostro essere anti, ma ancora io sento parlare di risposte che devono venire a queste realtà nella dimensione del conflitto, nella dimensione della elite che combatte la mafia senza capire in realtà che cosa vuole, qual è il modello alternativo alla mafia, perché se la mafia viene combattuta da chi non capisce che cosa è la mafia in realtà, che cosa vuole, probabilmente siamo finiti in quel cortocircuito dal quale pensavamo e speravamo di essere usciti. Mafia e antimafia non sono più delle realtà chiare e nette, perché noi, che dovremmo batterci per la civiltà, per i diritti, abbiamo preferito essere anti piuttosto che essere per qualcosa, per qualcuno, per i nostri quartieri a rischio, per i nostri giovani a rischio, per le persone che hanno difficoltà, anche quelle che stanno in carcere, ma che hanno voglia di riprendersi una vita e continuare a vivere nella nostra società. Questo è il messaggio che oggi dobbiamo dare nel ricordo di Falcone: batterci per qualcosa, batterci se necessario anche contro qualcuno, ma avendo chiaro quello che vogliamo. Abbiamo ascoltato Sebastiano Ardita, che ringraziamo per averci dato il suo contributo, la sua testimonianza. Noi speriamo di averlo presso con noi in un incontro pubblico dal vivo, finalmente, appena sarà possibile, insieme al professor Aleo, che ascolteremo tra pochi istanti dopo un intermezzo musicale da parte di un gruppo che ringraziamo per la partecipazione, il Reggae Zone Family, che testimonia con la musica la propria vicinanza a questo momento di ricordo, che è un ricordo funzionale anche a riflettere ai tanti problemi che ci sono. Ecco, sono stati sollevati i grandi temi di oggi, di questi momenti, e certamente torneremo su questi argomenti. Lo faremo innanzitutto col professore Leo subito dopo l'intermezzo. "42 anni fa Peppino Impastato veniva trucidato dalla mafia. Noi come Reggae Zone Family sentivamo il bisogno di rappresentarlo in una canzone. Ci siamo fatti aiutare da Marco Elvi, un cantante di Bologna, che con Occhi da straniero racconta l'arte, la cultura della nostra isola. Mr. Bombo è il nostro cantante, in pochi secondi poi invece inserisce e tra sacro e profano, amore, odio, racconta tutto ciò che ci dà la forza per rialzarci nei momenti di difficoltà. Non mancano le girazioni, sia nel testo che nel video, della strage di Capaci, di Falcone, di Borsellino e tutti gli eroi che hanno perso la vita per difendere la nostra libertà. Ci abbiamo messo la faccia, ci leviamo la maschera, come noterete nel video. Il suono è meticcio, musica siciliana, latinoamericana, c'è una tromba che riecheggia nella testa. Speriamo che vi piaccia, e questo è il nostro contributo per la nostra isola. Il profumo della isla, da Zinzia Girgenti fino a Siracusa, con la sua leggenda della fonte Arethusa, da Sfera a Cavallo fino a Catania, suona l'armonia e la melodia della Trinacria. Erice Trapani e Marsala, al teatro Massimo un evento di gala, come profuma l'isola del sole, a volte sa di fuoco e l'autostrada esplode. Ispanico, normanno, arabo e saraceno, tutti hanno vissuto proprio sotto questo cielo. In Sicilia tra i nemmi e mille segreti, sorge solo in mezzo agli aranceti. Il profumo della isla, il la sola del mar, il sorriso di una niña che te invita a bailar. Il profumo della isla, y las olas del mar, por la noche las estrellas que nos van a cuidar. In odore d'Africa la terra dei ciclopi, con le sue eruzioni e i suoi terremoti, l'eroe dei due mondi dei mille, il condottiero, quello siciliano è un popolo fiero. Qualcuno grida libera, dillo ancora libera, perché
destino e la sua radio, il suo ricordo non si perderà. La testa con i serpenti, Ulisse, i vecchi miti, Giuliano, Salvatore, Turiddu e i suoi bambini. Il profumo della isla, Villa Solas del Mar, il sorriso di una niña che te invita a ballare. Il profumo della isla, Villa Solas del Mar, con la noce e las estrellas che nos van a cuidar. Ahora llega mista bombo clara. E tu chambro che fa la bella letra mia, potute che la passa. E tu te che tu la passa, manco la lontana, te stai già mi spasa. E la bella terra mia, maltrattata la politica è puro della mafia. E quanto è bella terra mia, anche se l'ammazzano un minuto si rialza. Ancora vi provo a spiegare quanto è bella la Sicilia. Da Zagre tutto il mondo canne in media, ma non c'è lo sole canne l'altro manca mai, ma io pensare che tu dici canne l'altro ciò che fai, anche tu sai caputo se arancino o arancino, ho visto che avere deciato a pezzo palle la cucina, per fatto le palle rotte con la mezzo per la Cina, ma dare a mezzo le frate carne cotta viva viva, e se ancora non c'è venuto un po' di chiedo perché, è regione italiana che ospedale chi c'è, e sogno innamorato forse era questione chimica, scritto che i profumi della mia vecchia Sicilia, a me non fa tranquillo se mi piace per me, caluso in mezzo strati io cano pallure, sorriso senza tempo, mi ricorda l'Africa, c'è sempre la morale, manco tutti la princesa, la isla se va, hija, madre y abuela, la isla se va, desde el mar hasta el campo, la isla se va, y seguiremos dando, la isla se va, con el ritmo más alto, la isla se va, los trucos y los saltos, la isla se va, siempre nos sigue tirando. Il profumo della isla, Villa Solas del Mar, che ti innamora, il sorriso di una niña, como? Che te veda bailar. E ora dire il profumo della isla, Villa Solas del Mar, che ti innamora, con la noche las estrellas, che nos van a cuidar. Reggaeton femenino per fin combination, che nos van a cuidar. Allora, professore, Paolo Borsellino diceva: la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Paolo Borsellino. Prima della galera ero un povero contadino, pochissimo intelligente, una specie di idiota. E la galera mi ha cambiato. Ero stupido e sono diventato malvagio. Ero un ceppo e sono diventato tizzone. Victor Hugo. Allora, professore, ci sono stati molti dibattiti post-coronavirus in tema di giustizia e volevamo anche un suo parere su quanto sta succedendo. Nel senso che lei si è occupato molto del detenuto, lo studio del detenuto, Lombroso, Goffman, eccetera, eccetera.
e oltretutto le sue esperienze all'interno del carcere hanno detto molto e lei ha scritto molto, però noi volevamo sapere in primis, secondo lei, qual è il rapporto tra la dignità del detenuto e la pericolosità sociale del detenuto. Noi sappiamo che non sono stati scarcerati, ma vi sono stati dei decreti che hanno consentito la possibilità di poter trasferire i detenuti al 41 bis agli arresti domiciliari post coronavirus. Secondo lei, partendo dal rapporto tra dignità del detenuto e pericolosità sociale, cosa di giusto e di sbagliato questa decisione, queste decisioni? Vediamo di fare un ragionamento di carattere il più possibile ampio, sì. in cui considero anche questi aspetti, sì, che tu stai dicendo. Allora, la considerazione di carattere generale, bisogna partire da due considerazioni di carattere generale. La prima, e questa è un'opinione personale di uno che da 44 anni fa professore di diritto penale, che ha maturato una sua esperienza, è che il carcere, secondo me, si deve chiudere. Il carcere non serve a niente. Il carcere è una baracca che serve a mantenere se stessa e serve a mantenere in piedi il sistema. Costa un'ira di Dio, la recidiva dei detenuti è notevolmente più alta della recidiva di coloro che vengono ammessi all'esecuzione penale esterna. Un detenuto costa complessivamente 50.000 euro l'anno, senza considerare gli stipendi dei magistrati, dei poliziotti non penitenziari e il mio stipendio. Tu pensa quante cose faremmo noi due o insieme agli amici di Città Insieme se ci dessero 50.000 euro per ogni detenuto, per ogni condannato, per ogni condannato responsabile di reati anche gravi da poter amministrare, da poter gestire, da poter cercare di rieducare, da poter ammettere a lavori socialmente utili, a cui poter fare percorsi di rieducazione, di scolarizzazione, di reinserimento o di inserimento nel mondo del lavoro. Il carcere è una schifezza che non serve a niente e serve a mantenere se stessa, serve a mantenere in piedi l'impalcatura sociale, culturale, politica e professionale che su di essa si regge, a cominciare dal mio stipendio. Si chiudono il carcere, io mi dedico alla fotografia, alla pittura o al giardinaggio. In linea di principio, in concreto, il carcere è una vergogna. Il carcere è una vergogna per le condizioni assurde in cui sono tenuti i detenuti in tutte le società civili del 2020, perché ammesso che la limitazione della libertà personale servisse a qualche cosa, il carcere dovrebbe essere, lo dico volutamente in modo provocatorio, il carcere dovrebbe essere un albergo a 8 stelle, nel senso che dovrebbe essere fornito di tutti i comfort possibili, perché la pena è la limitazione della libertà personale, la pena non sono le schifezze della vita nel penitenziario, non è la promiscuità, non sono 6 persone nelle celle, ma io ne ho viste, anzi ora si chiamano camere di internamento, così siamo più civili. Io ne ho viste tantissimi anni fa, ne ho viste moltissime, nei cameroni di Piazza Lanza c'erano 20 persone. Abbiamo fatto progressi, ma siamo ancora lontanissimi da condizioni di civiltà. Ci definiamo, noi stessi ci definiamo un paese civile, abbiamo fatto finta di non accorgerci che le sentenze Sulejmanovic e Torreggiani ci hanno insultato oltre che condannato, perché la comunità europea pretende 8 metri quadrati per garantire i finanziamenti, pretende 8 metri quadrati per un maiale da monta negli allevamenti, mentre si accontenta la stessa comunità europea, la stessa Corte di Strasburgo,
di 3 metri quadrati per ogni detenuto. E noi abbiamo detto, una circolare del DAP ha detto sì, ma tenete conto che in 3 metri quadrati ci dovete considerare anche il tavolinetto, lo sgabello, il letto. E il paese ha fatto finta di non accorgersi, o non se ne è accorto completamente. Cioè, a questo discorso il paese è dolosamente e consapevolmente sordo, non gliene fotte niente a nessuno, perché il Papa Francesco un sacco di volte ha come dire, lamentato dolorosamente le condizioni del carcere e nessuno gli ha dato conto. Ci sono magistrati anche di valore, Gherardo Colombo, Elvio Fassone, che Gherardo Colombo, come me, ha scritto un libro che il carcere non serve a niente. Il titolo del libro di Gerardo Colombo è Perché il carcere non serve a niente. Il mio sottotitolo è Autoriflessione sulla pena, perché penso che il carcere esprima la voglia di sangue e di vendetta di ciascuno di noi, e io parto da me stesso, dal mio bisogno di vendetta nell'analisi di questo libro per capire qual è il problema della pena nel carcere. La gente ha bisogno di sangue e di vendetta. Questo è un dato antropologico della nostra specie. Difatti, nessuno si accorge di che cos'è veramente il carcere nel 2020 in un paese che più o meno giustamente si definisce civile. Ma tutti gridano allo scandalo perché sono stati liberati alcuni detenuti. Il carcere è evidente. Allora, intanto, qui entriamo un po' più nello specifico. Intanto, quando è arrivato il coronavirus, tutti quanti siamo stati terrorizzati, tutti. Abbiamo vissuto con angoscia quest'ondata che ci arrivava sempre più vicino, inesorabile, lenta ma inesorabile, arrivava fino a casa nostra. Io dal 5 marzo sono in casa e non esco perché mi spavento di prendere il coronavirus. È normale che è stato ritenuto che il carcere fosse una bomba atomica sanitaria da coronavirus, e si è intervenuto nel modo più pronto possibile. Il paese, diciamo, il paese mi ha sorpreso, la capacità di reazione di questo paese nell'emergenza del coronavirus mi ha sorpreso in generale positivamente rispetto a quello che penso io di questo paese e della classe dirigente. Evidentemente la paura fa 90 e il paese ha reagito meglio di altri paesi, anche dal punto di vista politico-amministrativo, più dignitosamente e più efficacemente. Il carcere era chiaramente una bomba sanitaria che poteva esplodere e sarebbe esplosa, e ha cominciato a esplodere in modo velocissimo e incontrollabile. Ci sono state le rivolte, sono morti detenuti, si sono ammalati detenuti e agenti della polizia penitenziaria, e si è intervenuti nel modo in cui si è... Allora, distinguiamo i problemi. Il decreto non ha liberato nessuno, io non ho nessuna simpatia, mentre apprezzo moltissimo l'opera di mediazione di questo Presidente del Consiglio, non ho nessuna simpatia per questo Ministro della Giustizia, perché la sequenza della spazzacorrotti, delle intercettazioni, della prescrizione, io non amo e non condivido l'atteggiamento complessivo politico-culturale di questo Ministro della Giustizia. Quindi lungi da me il bisogno di difendere politicamente e culturalmente questo Ministro della Giustizia. Il decreto del governo, il primo decreto, non ha liberato nessun boss mafioso, ha stabilito che chi aveva, credo, 18 mesi di fine pena poteva godere degli arresti, poteva essere assegnato agli arresti domiciliari per via dell'emergenza del coronavirus. In quel momento in carcere c'erano circa 10.000 persone in sovraffollamento, cioè 61.000 detenuti mi pare che fossero in quel momento,
a fronte di una capienza di 50.000. Quindi, primo, il decreto non ha liberato nessun boss. Il decreto ha stabilito che potevano essere assegnati ai domiciliari, coloro i quali avevano un fine pena di un anno e mezzo, di 18 mesi, primo, e non fossero responsabili di reati gravi. Secondo, considerazione fondamentalissima, i detenuti liberati li hanno liberati i magistrati, non li ha liberati il governo, li hanno liberati i magistrati di sorveglianza facendo valutazioni una per una, caso per caso. Sono tutti complici del ministro della giustizia e tutti legati alla mafia, i 200, chissà quanti sono, se sono stati, quanti saranno stati i magistrati coinvolti in questa operazione. A occhio dico 300-400 persone, sono 300-400 magistrati collusi con la mafia. Se fossero 300-400 magistrati collusi con la mafia, questo problema sarebbe troppo più importante di quello che lei mi viene a portare a casa. Non esiste. Sono magistrati che hanno valutato le situazioni caso per caso e hanno ritenuto che fosse possibile concedere gli arresti domiciliari. Non mi fermi. I boss sono i cosiddetti boss, cioè gli imputati di mafia liberati, sono stati 350 circa, di cui, se ho capito bene, più della metà, 190-200, in attesa di giudizio. La Costituzione dice che bisogna stare liberi fino al processo, c'è scritto nella Costituzione che c'è la presunzione di innocenza. I detenuti in 41 bis liberati, se io conosco bene i dati, sono stati tre, di cui credo due gravemente malati, di uno non so, uno sicuramente col cancro, di un altro so che era malato, del terzo non so nulla, ma anche lì saranno stati presi in considerazione singole situazioni, anche in considerazione del fatto che ci fosse il coronavirus. Io non credo che questi qua sono stati liberati perché c'era il coronavirus, sono stati liberati perché il carcere è un posto di vergogna, dove c'è una promiscuità spaventosa, dove vivono sei persone dentro una stessa cella, dentro una stessa camera di pernottamento. Adesso loro così si sentono più democratici e più civili, chiamandolo. C'è una circolare che non si deve chiamare cella, ma si deve chiamare camera di pernottamento, così siamo più civili. Con i problemi che ha creato il coronavirus, si sono infettate un sacco di persone, tanti poliziotti penitenziari e tanti detenuti, e nella emotività e nella che ci ha colti tutti, perché tutti siamo stati travolti dall'emotività in quel momento, sarà stato fatto sicuramente qualche errore, come sempre quando si agisce si fanno errori, sarà stato sicuramente che qualcuno avrà approfittato di qualche situazione, sarà sfuggito sicuramente qualche aspetto, ma pensare che ci sia un complotto di 400 magistrati e del ministro della giustizia per liberare i mafiosi mi sembra veramente da barzelletta. Lei mi fa incalzare nella... Però il problema non sono i 341 bis che sono stati liberati, il problema sono le condizioni in cui vivono i nostri detenuti, esatto, che sono esplose per effetto del coronavirus. Cioè un paese civile oggi si dovrebbe occupare delle condizioni, gli intellettuali addetti ai lavori si dovrebbero occupare di quanto serve o non serve il carcere nel rapporto costi-benefici. Quanto costa e quanto serve, o meglio, quanto non serve e quanto costa. E a che cosa serve il costo del carcere, che è ancora più importante del fatto che il carcere non serve, per spiegare tutto questo. Ma il paese, invece, i non addetti ai lavori, l'opinione pubblica, si dovrebbero occupare non dei 341 bis che sono stati liberati perché probabilmente c'erano gravi malattie, che li metteva a rischio ulteriore con il coronavirus, e non c'è scritto da nessuna parte che il detenuto in carcere è detenuto per morire, non c'è, anzi c'è scritto da tutte le parti che le pene devono consistere in trattamenti contrari, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità,
e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi un paese civile si dovrebbe occupare delle condizioni in cui teniamo in Italia nel 2020 i detenuti. Un paese culturalmente avanzato si dovrebbe poi porre il problema della legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo, della legittimità costituzionale del 41 bis, di queste cose mi piacerebbe che il paese si occupasse invece di avere sempre il sangue che scorre dalle gengive sui canini per vedere come possiamo trarre soddisfazione dalla sofferenza di chi ha commesso certamente gravissimi reati, di chi certamente è responsabile di fatti terribili. Ma violenza, ha insegnato Beccaria, genera violenza. Il carcere è un messaggio e uno strumento di violenza rivolto al paese che ha bisogno di violenza, che ha bisogno di percepire violenza e reagisce con sentimenti violenti, perché è nella natura degli uomini. Certo. Deve essere come uno spettacolo pubblico, come dicevano. Il carcere è una vergogna. Il carcere è una cosa che non serve a nulla, che non ha mai convinto nessuno a non commettere reati. Chi entra storto in carcere esce delinquente, ma in carcere ci sono più di un terzo di extracomunitari, più di un terzo di tossicodipendenti, una quantità enorme di sconclusionati che non si capisce, perché se sei normale in carcere probabilmente non ci finisci. Io ho criticato tutta la vita Lombroso, salvo poi a rendermi conto, deviso, che chi finisce in carcere c'ha qualche rotella che non gira giù. No, è sfortunato, è un poveretto che invece di essere nato a casa dell'avvocato Leo in via Tomaselli è nato in un posto dove stavano otto in una stanza, e poi è andato a finire per sei persone. Oggi che siamo diventati più civili, con solo sei persone in una camera di pernottamento, non diciamo cella, perché è contro il linguaggio ufficiale dell'amministrazione penitenziaria. Mi lasci dire poi, perché questo non ce la faccio a perdere questa occasione, che a fronte dello stipendio degli agenti della polizia penitenziaria, che sono sfigati solo poco di meno di quelli che loro custodiscono, i responsabili del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, guadagna uno stipendio che spiega tante polemiche che si sono fatte in passato e si continueranno a fare. Io credo che guadagni cifre. Io una volta lo sapevo esattamente quanto guadagna. Dopo il limite di 240.000 euro non lo so. Non sono abituato a parlare di cose di cui non mi intendo. Una volta l'ho visto con i miei occhi, che lo stipendio era di 360.000 euro l'anno, tanto perché stiamo parlando di interessi, se vogliamo parlare di cose vere, se vogliamo parlare di cose che se la gente le sapesse forse sarebbero interessanti. Ora sinceramente non lo so, ma certamente ha uno stipendio che ne vale la pena, che giustifica l'ambizione di avere quel posto da parte dei magistrati. La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo l'eroismo,
egoismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Giovanni Falcone. Non dobbiamo fare qualcosa contro qualcuno, ma dobbiamo fare qualcosa per qualcuno. Questa è stata la finale magnifica di quello che ci ha detto il dottore Ardita, insieme a tanti altri spunti che non possiamo lasciare perdere, ma che riprenderemo certamente nelle nostre riflessioni, nelle nostre iniziative. E poi il professore Aleo appunto collega questo slogan di Ardita facendoci e dandoci un'immagine del carcere che forse pochi di noi hanno, forse perché pochi di noi ci sono stati, forse perché pochi di noi non pensano che l'umanità che c'è dentro è la stessa umanità che c'è fuori. Sono due messaggi che si collegano fra di loro e che certamente non cadranno nella nostra memoria e che ci permettono di non guardare solamente indietro per ricordare qualcuno, solamente indietro per ricordare Falcone, Borsellino e tutti quelli che la mafia ha ucciso, ma per guardare avanti e per fare in modo che la mafia uccida di meno, che la mafia la finisca e che questa umanità, che non è un'umanità diversa, ma un'umanità purtroppo traviata da tante cose, possa riunirsi insieme e costruire insieme. Penso che sarebbe una cosa bellissima, come diremmo alla fine cantando dei brani che abbiamo registrato dagli anni scorsi e che vorremmo che facessero parte della nostra vita. 100 passi verso la libertà. Grazie Salvatore, grazie per averci ascoltato. Io nel frattempo chiedo alla regia se possono farci entrare gli altri ragazzi che hanno permesso tutto questo, lo straordinario gruppo giovani di Città Insieme, a cui va il nostro più grande ringraziamento. Li ringrazio uno a uno nel frattempo che entrano e nel frattempo vi ricordo che in realtà non è finita qui, perché non siamo contenti di quest'ora insieme, ne facciamo un'altra insieme a Nuova Acropoli, a tantissime altre associazioni, proprio tra 30 minuti, quindi avete una mezz'ora di pausa per sgranchirvi un po' le gambe, ma rimanete con noi perché davvero la creatività, l'immaginazione, la cultura cercheranno di essere di accompagnarci verso un ricordo che non è fine a se stesso, non è un simulacro fine a se stesso, ma è l'occasione per fare esperienza, per cercare di imparare a come essere un esempio per noi stessi e per gli altri. Quindi intanto i ringraziamenti vanno a Luca, a Claudio, a Susi, Vito, Jonathan, Marilu, tutti gli altri che ci hanno permesso tutto questo. Spero che sia stato un momento di approfondimento, sono emersi tanti argomenti, quando sarà possibile, ancora non lo è, ma quando sarà possibile le tradizionali partecipate assemblee di Città Insieme dal vivo torneranno e certamente coinvolgeremo il professor Aleo, il dottor Ardita per affrontare questi argomenti, perché il tema della dignità del detenuto, della società nella quale viviamo, sono degli argomenti molto preziosi anche per la cultura della legalità che cerchiamo nel bene e nel male, per come possiamo ogni giorno di testimoniare. Quindi grazie ancora, un saluto a tutti noi e ciao, ci vediamo. Grazie a tutti. Scusa Mirko, volevo ringraziare tutti voi e tutti gli amici che hanno seguito la nostra diretta. È un immenso grazie al gruppo che si è occupato di tutto ciò. Grazie ragazzi. Esatto. Grazie. A voi. Grazie ancora e tra mezz'ora sempre sulla pagina Facebook di Città Insieme. Ciao!
Ancora ci siamo, 100 passi e non volevamo partire. 100 passi è l'ultimo brano che noi facciamo insieme e vi ringraziamo perché non parleremo più. Vi ringraziamo moltissimo e speriamo che la partecipazione a questa serata non sia solamente l'unica, ma sia la gioia di impegnarsi per fare veramente qualcosa di buono per questa nostra città. Oh Caruso, mi auguro sempre. Ma non siete voi che dovete fare qualcosa di buono. Come ti chiami? Carmine, e tu? Rebecca, e tu? Adelia. Allora, Carmine, Rebecca e Adelia, sono tre, eh? Ci faccio dire il nome a tutti, finisci. Carmine, Rebecca, Adelia e tutti gli altri. Mi raccomando, quando fa 50 anni vi vedrò, dovreste dirmi Catania è cambiata, va bene? Ok? That's all right, and it's right to me. Allora, 100 passi a voi. Parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo voleva portare. Avevano un condono e un comandante rispettato, certo quell'ambiente da lui colorato. Chissà dove si nasce, ma non come si muore, in un suo ideale ti porterà dolore. La tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare. Siciliani, allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100
Serata che spero continui bella per tutti e speriamo di svegliarci ogni mattina in una Catania diversa da quella che abbiamo lasciato la sera, cantando il brano col quale abbiamo iniziato, che è il brano bellissimo di Gaber sulla libertà. La libertà non è uno spazio libero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è star sopra un albero, per quanto so, a biruccarsi le... che cosa? I fiocchi dei capelli, ma la libertà è partecipazione, evidentemente, alle cose valide e buone. Buona serata a tutti, vi salutiamo con la libertà! Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è spazio tra un albero, non è anche il volo di un pascolo. La libertà non è uno spazio libero. Libertà partecipazione, la libertà non è stato sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stanza da un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione. La libertà non è stato un albero, non è anche il volo di un pastore. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione. Ma vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e
che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è stata solo un albero, non è neanche un gesto di invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Sopra un albero non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione, libertà e partecipazione.